Ciao, sono Nico Benz e oggi voglio parlare di un argomento che ogni tanto ritorna, che è quello del numero dei follower, del numero dei fan sulla pagina di Facebook, dei follower su Instagram, eccetera, eccetera. Insomma, di quella legge dei grandi numeri che sembra circondarci con pressione. In realtà io non sono un grande amante dei grandi numeri, ma non solo in teoria, ma proprio nella pratica, cioè nel mio marketing di tutti i giorni. Io sono convinto che i piccoli target sono molto più profittevoli dei grandi target. Voglio dire che se uno ha una pagina Facebook con non troppi mi piace, ma quei mi piace sono persone coinvolte dal tuo brand, coinvolte dalla tua comunicazione e quindi più vicine a quello che scrivi, più reattive quando scrivi, prossime a essere tuoi clienti o tuoi clienti, e magari tra quei tuoi clienti c'è qualcuno che diventa anche fan tuo e del tuo brand, sono un uomo felice. Cioè, che cosa voglio dire? I numeri piccoli, se trattati bene, sono più facili da gestire e nella maggior parte dei casi molto più redditizi. L'assurdità di voler aumentare i follower, aumentare i fan della pagina con promozioni o con tutti i modi possibili per gonfiare il petto e far vedere che io ce l'ho più duro, come si dice, perché ho più fan, è assolutamente un modus operandi che spesso non porta ai risultati che vuoi. I risultati per un salone sono quelli di fatturare, quindi di clienti che entrano, che spendono di più. E allora non dobbiamo dimenticarci di tante cose, di contattare il cliente con altri strumenti, come dico spesso, con Messenger, con WhatsApp, di fare in modo che il cliente si affezioni e ami, diventi fan del lavoro che facciamo, in modo che sia lui stesso a parlarne con i suoi amici, con i suoi colleghi, eccetera, eccetera. L'obiettivo non deve essere quello di alzare i numeri, ma deve essere quello di migliorare la qualità dei piccoli pubblici, che sono quelli più redditizi.